Vabbè, iniziamo sempre la nostra centratura, presa di coscienza, in piedi, gambe leggermente divaricate. Portiamo la nostra attenzione all'interno. Respiriamo normalmente, un respiro automatico, e ci ascoltiamo. Chiudiamo gli occhi perché è più semplice, con gli occhi chiusi, e respiriamo. Mani lungo il corpo, morbidi, rilassati. E cominciamo a sentire il nostro respiro che sale dall'addome, che scende. Sentiamo se è un respiro corto, se in che stato d'animo ci troviamo. Proviamo a immaginare, a vedere con gli occhi della coscienza, con l'occhio interno intendo, la nostra posizione, la nostra postura, le nostre emozioni, come mi sto apprestando a fare questa pratica oggi, in che stato d'animo sono. E adesso proviamo a direzionare un po' il respiro, quindi inspiro, gonfio la pancia, lo porto fino alla gola, e espiro lentamente, vuoto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, inspiro in 3 tempi, butto aria sempre dal naso in 6 tempi, 4, 5, 6, e ancora un respiro, 1, 2, 3, butto aria, 1, 2, 5, 6, e ancora, inspiro, 1, 2, 3, butto aria, 1, 2, 3, 4, 6. E metto le mani, aggiungo le mani, la conca, inspiro, prima l'ombelico, porto le mani all'ombelico, inspiro, vuoto le mani, espiro, e mi chiedo perché d'accordo, inspiro, e 3 fino all'ombelico, vuoto, butto, come per pressare qualcosa, d'accordo, ancora 1, lentamente, vuoto, butto. Inspiro al petto, butto aria, ancora inspiro, butto aria lentamente, mi chiedo un po' sulle gambe, raccolgo un altro. Petto, vuoto, giù. Ancora adesso raccolgo, devo portare sulla destra, al centro della fronte, ruoto, butto. Provo a fare un po' di rumore col naso quando butto l'aria. Provo per svuotare completamente. Inspiro, un bel respirone, incamero aria fino alla fronte e butto lentamente, doso. Provo a fare rumore. Come quando un palloncino si sgonfia e fa quel rumore, quello sfiato. Prendo aria. E giù. Attraverso l'aria. E adesso su. E giù.
per il piede, togliere il filo, su, uno, due, tre. L'altro. Proviamo la lentezza, sperimentiamo la lentezza delle tartarughe. Prendiamo uno, spingo, raccolgo, spingo. Non ce la fai, non so dove mi fai. Raccolgo, giù. Con l'altro, espiro, 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 inspiro, espiro, espiro, giù. Entrambe, inspiro, direttamente spingo e butto aria, raccolgo, inspiro, butto aria, espiro, lentamente, spingiamo lentamente, siamo delle tartarughe, inspiro, dei braviti, espiro, lo fermo qui, e inizio a modellare come se ho una palla di aria tra le mani. Si muovono in maniera automatica, semplice. Dovete immaginare, chiudete gli occhi, che viene più semplice di manovrare una palla. Sentiamo l'energia. Avviciniamo un po' le mani, sentiamo proprio l'energia tra una mano e l'altra. Vediamo. Veloce. Appoggiamo le mani al petto. E ascoltiamo il calore. Riproviamo. Le mani non si toccano, eh? Impasto, questa palla di fuoco, di energia, muovo velocemente le mani, che non si toccano, in tutte le direzioni, come volete, come viene meglio, roto, sento questa fascia morbida, un cuscinetto in mezzo alle mani, e lo porto al petto. E ascolto. Ancora uno. Velocemente, si sente di più. Veloce. Sentite l'aria, sentite questo cuscinetto come una nuvoletta in mezzo ai palmi delle mani. Volta lo portiamo al plesso solare, sopra l'ombelico, la famosa bocca dell'anima. Questo è un chakra che si blocca facilmente, soprattutto in questo periodo, con problemi digestivi, problemi a volte si hanno vomito, intolleranze, eccetera, o al fegato. Ancora uno. Stiamo portando energia al nostro corpo. Lo stiamo stimolando. Veloce. Stomaco. Sto, occhi chiusi, respiro, ascolto. Giù. E
cominciamo a sciogliere le articolazioni, spalle, metto il profilo, respiro, verso dietro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, respiro un altro, le spalle si avvicinano alle orecchie, eh? Al contrario, in avanti, spalle, orecchie, lentamente, come se abbiamo dei pennarelli qui sulla spalla e dobbiamo disegnare solo con le spalle, non con le braccia, solo con le spalle. Avanti, inspiro quando sono in alto, butto aria giù, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Adesso facciamo il movimento di seguito, quindi indietro, lentamente sento le scapole avvicinare, in avanti, inspiro ed espiro e vado indietro, inspiro, espiro. E di seguito in avanti, lento. Sentite tutti i movimenti che si alzano, che si stringono le scapole e giù. Inspiro, in avanti. Guarda, circonduzioni. Devo sentire sempre stringere le scapole dietro. Verso dietro. Palmi. A martello e avanti. Inspiro, inspiro, metto aria, inspiro, metto aria. Collo, vuoto, inspiro quando sono al centro, butto aria quando sono di lato, quindi una volta da un lato, inspiro. E una volta dall'altro, butto aria. Inspiro. È quasi di scatto. Attenzione a chi ha delle protrusioni nella zona cervicale, magari lo fa più lentamente, se avete dei problemi, o se vi gira la testa. Centro, inchino, destra, butto aria. Avvicino l'orecchio alla spalla. Prendo aria, butto aria, prendo aria, butto aria, ancora un, prendo, giù, prendo, giù, centro, mezzelune, striscio il mento e butto aria, il mento va in alto, segue la spalla. Liscio il mento, al petto e dall'altro lato, butto aria. Quando striscio il mento, prendo aria, inspiro. Quando sono di lato, butto aria. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Ancora uno. Sto. Ok, muoviamo un po' il bacino con le ballerine, gambe un po' piegate e spostiamo prima le anche a destra e a sinistra. Destra, le gambe sono piegate, eh? E velocizzo. Stop. E adesso facciamo destra, avanti, sinistra, dietro e ancora sempre un lato, destra, avanti, porto il pancione in avanti, sinistra e il sederino dietro. E ancora destra, avanti, sinistra, dietro. Proviamo a fare la circonduzione normale che è questa. Ok? Quella è la preparazione. Ruotiamo ancora sempre solo da un lato, destra verso sinistra. Destra verso sinistra, stiamo un po' piegate così lavorano i fianchi. Destra e ultimi. Stessa cosa a sinistra, prima la preparazione. Sinistra, avanti, destra, dietro. Sinistra, avanti, destra, dietro. Ancora uno, due,
tre, dietro, sinistra, avanti, destra, dietro, circonduzione. Sinistra. Se riusciamo a farle più ampie, siamo a livello sempre un po' piegati sulle gambe. E facciamo da un lato e dall'altro. Verso sinistra, blocco verso destra, verso sinistra e verso destra. Adesso ci muoviamo un po' col busto. Facciamo finta di avere dei pesetti nelle mani, quindi un peso che ci porta verso il basso, le gambe un po' piegate e dobbiamo andare giù dal lato, come una bilancia, giù dall'alto. Non è così, ovviamente, dobbiamo stare dritti, quindi da un lato e dall'altro. Ok, non è nemmeno inarcando la schiena, né troppo così. Una linea retta, gambe piegate, glutei in tensione, pancia in dentro. Andiamo da un lato e dall'altro, dobbiamo sentire lavorare qui. Giù, giù. Le mani devono toccare, devono tentare di toccare le ginocchia lateralmente, senza abbassarmi in avanti col corpo. La respirazione libera, inspiro. Ancora uno. Adesso per chi ha problemi di equilibrio si tiene, so che parte dobbiamo, circonduzione dell'anca in apertura. Mi apro. 4, 5, 6, 7, ripeto, tenetevi da un lato se avete problemi, però cambio il peso del corpo, adesso sulla destra, con la sinistra e apro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Cambio nuovamente gamba, sciogliamo le ginocchia. Questo è il movimento. Verso l'esterno, verso l'interno. E ancora una volta, verso l'esterno e verso l'interno. Giù, l'altra gamba. Ovviamente sarà il piede, più lo trae veloce, più mi farò male. Verso l'interno, verso l'esterno, verso l'interno e verso l'esterno. Circonduzioni delle caviglie, appoggio i piedi per terra, vediamo se riesco ad abbassare. Sulla punta e ruoto, ruoto, sono sulla punta, sulle dita, quindi verso l'esterno e verso l'interno. Cercate di non farvi male le ginocchia, eh? E ancora verso l'esterno, verso l'interno. L'altra gamba. Punta verso l'esterno, al contempo sto facendo un massaggio anche alle dita, ai piedi, verso l'interno. Vediamo queste caviglie che si bloccano verso l'esterno e verso l'interno. Adesso alterno, punta, alterniamo, punta e tallone, tacco, punta, c'è anche una canzone di Don Ludo, mi sembra. Ok, adesso andiamo su e giù, stimoliamo i polpacci, su e giù, su. Così stiamo stimolando il sistema linfatico.
velocemente, su, giù, su, giù. Dobbiamo sentire quel farci bruciare. Su, giù, su, giù, su. Ancora, ancora, resistiamo. Gli ultimi due e due. Stop. Rilassiamo, scarichiamo, scarichiamo la tensione. Scarichiamo. Inspiro. Ancora uno. Facciamo il saluto all'alba. E allora, si batte con le mani in namaste. Inspiro. Porto le mani sulla destra e vado sulle punte. Espiro, sono sempre sulle punte, i palmi sono in su. Inspiro, ruoto i palmi, sono sempre sulle punte. E l'ultimo, solo all'ultimo momento, quando abbasso le braccia, espiro e vado giù anche con i piedi. E ritorno in namaste. Siamo? Quindi inspiro, sulle punte, espiro, palmi in su. Inspiro, palmi giù, espiro, quando espiro scendo. E si deve fare molto lentamente, questo fatelo la mattina appena svegli, è il saluto all'alba. Chi a volte magari si sveglia all'alba, si mette in direzione del sole, del sorgere del sole e fa questo esercizio. Da carica, andiamo su, espiro, vuoto, inspiro, espiro e ancora inspiro sulle punte, espiro sulle punte, palmi in su, inspiro, palmi in giù sulle punte, espiro, scendo, l'ultimo, inspiro su, espiro, inspiro, espiro. Abbinato al saluto all'alba, possiamo fare il saluto al sole semplificato, perché quello, diciamo, tradizionale è un po', magari qualcuno non riesce a farlo, un pochino complicato. E allora, mi metto di bocchino. Le mani sono sempre in namaste. Scusa, vedermi, il computer non mi inquadra tutta, purtroppo. Scusate, eh? Un attimo. E allora, inspiro, vado su, le braccia sono parallele, quindi preferisco le braccia anziché i piedi. Inspiro, espiro, vado giù e mi appoggio sotto le ginocchia. Pilele no. Io lo faccio vedere una volta così a pezzetti, quello che lo facciamo di seguito, eh? Quindi quando vado giù, le mani sono sotto le ginocchia, si ancorano, va bene? E la testa va giù. Chi riesce ad andare un pochino più giù, le mani si fermano alle caviglie. Ok? Quindi giù, molto alto. Poi sposto le mani sotto le ginocchia e inspiro. E quindi la testa va su. Butto l'aria, scendo un momento, poi inspiro, chiudo le mani, che si staccano su e torno. Rifacciamo. Inspiro, espiro, vado giù dove arrivo e mi appoggio. Testa giù. Inspiro, le mani sotto le ginocchia, mento su. Giù, ritorno giù, butto aria, finisco le mani, inspiro, vado lentamente su, braccio dietro e butto aria. Ancora uno, inspiro, espiro giù dove arrivo, con la testa giù, inspiro, mi alzo e guardo,
espiro, scendo. Unisco le mani, inspiro, espiro. Ok, adesso facciamo un po' di doline, non facciamo da tanto tempo, perché a scuola a volte l'abbiamo fatto con le palline, però oggi lo facciamo normale. E allora, con le notte delle dita, pugni in testa, quindi questa fascia. Dalla fronte verso dietro, picchietto. Se vi fanno male con le nocche delle dita, lo facciamo con i polpastrelli, però chi ha le unghie lunghe no. Okay. Posso anche fare con i polpastrelli solo se ho le unghie corte, se no uso le nocche. Vado di lato, dietro, picchietto, picchietto, picchietto. Non fortissimo, però si deve sentire. Sto un po' dietro, picchietto dietro, dal centro verso l'alto, dal centro verso l'alto. Questi sono dei punti che stimolano. Vado anche un po' sotto, qui, verso l'alto, dal centro verso l'alto. Tutte e due le mani, entrambe le mani. Adesso fronte, dal centro della fronte, posso usare anche solo un dito, verso l'esterno. Distendiamo le rughe, picchiettiamo. Il viso possiamo picchiettare un po' più forte, non succede nulla, fino alle denti. Ok, sopra le sopracciglia. Disegno l'arco. Sotto gli occhi, solo questo punto. Poi andiamo qui lateralmente, quindi questo qui passa il canale dello stomaco. Qui andiamo a cistifellea. Picchiettiamo. Io ti ho persa, Lucilla. Sì, anch'io. Voi la vedete? No, no, io no. no. Okay. Ci sono? Niente. Ti Me sentiamo, ma ancora non ti vediamo. l'hai detto? Ok, non parte la telecamera. Eccola. Ecco, adesso Eccola qua. sente. Sì, ora ti vedo. Eravamo qua? Eravamo qua o Eravamo all'esterno qua, dell'occhio. All'esterno all'interno degli dell'occhio. occhi. All'interno dell'occhio, Sì. ok. Adesso disegniamo sotto lo zigomo. Mi stanco. Poi apriamo la bocca e massaggiamo all'interno della mandibola. Tocchiamo tutti i punti, sia sopra che sotto, dentro. Da un lato e dall'altro. Qui, in
Il movimento è veloce, qui viene a rallenti nel video, però il movimento è picchiettare velocemente. Qui, stessa cosa, picchietto velocemente. Fino, le rughe. Picchietto, il contorno del viso. Tutto, tutto. Narici. Allora, schiaccio e allargo. Espiriamo dalla bocca. Schiaccio e allargo, presso verso l'interno. Delle facce stranissime. Schiaccio e allargo. Ok. Andiamo alle orecchie. Tiro, come facevano una volta i maestri e i somarelli, verso l'alto, verso l'alto, massaggio, massaggio. E adesso il lobo inferiore. Il collo, massaggio lentamente. Picchietto sotto le clavicole, non sull'osso, sotto, leggermente sotto. Dal centro verso l'esterno. Lateralmente devo sentire una fossetta che tra l'attaccatura delle spalle e il resto del corpo. Qui c'è una fossetta, la massaggio verso e l'altro verso. Qui stiamo stimolando il canale del polmone. Ok, adesso mano destra accompagnata dalla sinistra verso reggimi, batto sulle spalle, la mano a conca così. Dal collo verso la spalla, verso l'esterno. Ci fermiamo un po' sull'articolazione. Spingo un po' più verso dietro. Batto. Con questa mano spingo, se no il braccio non va. Batto, batto. Cerco di usare una certa forza. Ok, allungo il braccio e picchietto tutto il braccio, scendere la parte esterna, il dorso, diciamo. Tutto, il polso, le dita, ruoto e vado a salire stavolta. Dalle dita, picchietto, il movimento è veloce. Qui l'articolazione del gomito è importante, il gesto dell'ombrello, spalla, e scendo, ruoto nuovamente il braccio, e scendo, tutti i muscoli, gomito, batto, 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 polso, mano, dita, ruoto, dita, interno, il palmo della mano, polso e salgo lentamente, picchiettando. Nella spalla, giù, mano sinistra, e dal collo verso la spalla. Mano così. Battiamo qui le
diventa sempre molto tesa questa parte, quindi spingiamo un po' il gomito dietro e battiamo dietro queste spalle che raccolgono tante tensioni, il peso di tutti i problemi del piede. Okay, torniamo sulla spalla, il braccio destro stavolta è lungo e vado, sto stimolando, sto richiamando l'energia a pezzetti in tutte le parti del mio corpo. Dita, ruoto, polso, tutto un braccio, gomito, spalla, ruoto nuovamente e scendo. Batto, 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 batto le dita, ruoto e salgo dalle dita, palmo, polso interno, salgo, salgo, giù, petto. Allora, per gli uomini non c'è problema picchiettare, le donne non devono andare proprio sul seno, un po' leggermente su, quindi sempre dal centro verso l'esterno, picchiettamenti dal centro verso l'esterno, mi raccomando non sul seno per le donne. Ok, giù, chiudiamo gli occhi e ascoltiamo queste vibrazioni. Che cosa è cambiato nel corpo? Sicuramente adesso avrò molto calore, sentirò calore, sentirò friggere, sentirò pungere. Abbiamo stimolato la circolazione dell'energia. Mi ascolto, ascolto quale parti sento vibrare di più, probabilmente c'è un lato diverso rispetto all'altro, come è cambiato il mio respiro, cos'è cambiato dall'inizio della pratica adesso. Faccio qualche altro respiro, gli occhi chiusi. Bene, mi alzo e andiamo a fare qualche posizione. Ci sono? Sì. Allora, intanto divaricamo le gambe, piedi ben piantati a terra, i nostri piedi sono le radici che si conficcano nella terra, attraendo l'energia, quindi questa energia sale dai piedi, le gambe, le cosce, sale lungo il busto, adesso allargo le braccia verso l'alto, così larghe, le mie braccia sono i rami, terminano sulla punta delle dita, e respiro, mi apro al cielo, al sole, immagino di essere un albero con gli rami, con i suoi frutti, e respiro, inspiro, bel respiro profondo, butto aria lentamente, come sappiamo fare, ormai lo sappiamo, sempre dal naso, inspiro, chiudo gli occhi, espiro, in sei tempi, prendo l'aria, in sei tempi, inspiro, e butto lentamente in sei tempi, immagino questi rami, questo vento, questa brezza che mi accarezza, il sole, tutto intorno alla natura. Giù, rilasso. L'altro albero. Allora, chi ha problemi di equilibrio, lo sapete, si tenga da una parete. Posizione base. Il piede destro si aggrappa al polpaccio. Questa è già una posizione, l'anca è un po' più aperta, le mani sono in namaste. Chi vuole provare, dovesse trovare la posizione, diciamo, la postura più avanzata,
all'interno coscia. Sto qualche secondo in namaste e poi alzo le braccia, sempre in namaste, ma sono alta e respiro. Siamo in questa posizione, respiriamo. Chi ha problemi di equilibrio, con una mano si tiene e una mano su, o anche qua, oppure può fare così. Se vi sta tenendo, se non vi sta tenendo, no. Per mantenere l'equilibrio l'importante è guardare un punto fisso, neanche guardare ormai che mi muovo, ma un punto fisso davanti a voi. E si mantiene l'equilibrio e respiro, espiro ed espiro, dei respiri profondi. Se dovesse aver perso l'equilibrio, lo riprendete, riprendete la posizione. Insistete. Giù. L'altro lato. Posizione base. Questa. E questa. Così. Posizione avanzata. E respiro, stiamo, respiriamo. Ovviamente gli occhi sono aperti, se chiudo cado, chiudo gli occhi, un punto fisso davanti a me. E lo guardo sempre, non distolgo lo sguardo, assolutamente, respiro. Gli occhi respiri lenti. Ancora qualche respiro. E bene, adesso stimoliamo i meridiani. Vediamo se riusciamo a fare la danza. Dunque, allora, io ci sono sempre, sì? Ok. Intanto vado. Allora, prima posizione. Metto qui vicino. Quindi, alzo le braccia. Ruoto le mani, faccio in modo che si avvicinino i mignoli. E da questa posizione le spingo verso l'alto in apertura e verso dietro. E sto. E respiro, devo sentire stirare tutto, braccio, avambraccio, spalla, il mignolo è ben aperto. Poi lentamente scendono e si incrociano, sempre stando in questa posizione, le mani così tese e ruotate. Rifacciamolo. Inspiro, ruoto, espiro. Spingo, inspiro. E spingo verso dietro e sto un paio di respiri. Sempre le mani ruotate, le braccia tese. Inspiro e lentamente espiro e vado. Sto. Qualche altro respiro. Giù. Torno un po'. La seconda posizione è simile alla prima, se non per il fatto che la spinta in alto è più vicina, a 15 gradi. Quindi è uguale, lo stesso procedimento. Inspiro, ruoto, mignoli, respiro. Inspiro stavolta, lato, quasi lato orecchie. Quindi non è così, ma è così. Siamo a 15 gradi circa. E sto. Qualche respiro. Inspiro e espiro, scendono, sempre le mani ruotate, stavolta vanno giù e si toccano i mignoli. E sto. Rifacciamolo. Inspiro. Espiro, ruoto. Inspiro, spingo, lato, il viso verso dietro, pure sto. Devo sentire spirare proprio in tensione le braccia, anche le spalle, la schiena.
qualche respiro in questa posizione, le mani sempre ruotate. Scendono lentamente, sotto aria, e giù, sotto, diciamo, al limite, si uniscono le mani, più che altro i mignoli. Terza posizione, gomiti e fianchi. Praticamente le mani, ve le faccio vedere, la mano destra poggia sul palmo della mano sinistra e va sulla destra. Quando è sulla destra, i palmi sono verso il soffitto. Quindi le braccia non saranno tese, saranno così, e spingo anche verso dietro. Io mi sono dovuta piegare, non è piegato, sbaglio di essere detto, perché non entro nella vera gamba. Esco. Rifacciamo. Appoggio, vado in alto, ruoto e dietro. Braccia piegate, dietro. E sto a qualche respiro. Devo sentire la tensione, non sono molto rilassata. Le braccia sono verso dietro, la schiena in tensione, i palmi verso il soffitto. Poi lentamente scendono, espirando, e si appoggiano nuovamente. L'altra posizione è simile alla quarta. Quindi stavolta io mi incrocerò le braccia e vanno verso dietro. Non c'è bisogno di toccare in questa posizione. L'importante è che sentiate le spalle, il petto aprirsi, le scapole unirsi dietro, proprio aprire tutto la cassa toracica. Dopo qualche respiro, non in apnea, devo respirare. Inspiro e lentamente espiro e mi fermo anche in questa posizione. Quindi ripetiamo queste le ultime due. Quindi la terza, mano sulla testa, spingo dalle in su e indietro. Respiro. Inspiro, le ascelle sono ben aperte, le scapole chiuse. Inspiro, scendo. L'altra posizione, inspiro, incrocio, sopra la testa, vanno verso dietro, e sto. Inspiro, scendo, e niente. E sto. Inspiro. Quinta posizione, l'abbraccio. Allora, non mi abbraccio all'altezza del petto, ma mi abbraccio più vicino a questo tratto, alla gola. E l'anulare spingerà verso le mie spalle. Quindi le mani sono così, è solo l'anulare, vedete, che spinge verso la spalla. Le braccia devono stare in tensione in questa posizione, quindi non sono così, ma sono così. E sto e respiro. Respiro, apro lentamente, in tensione, verso dietro. Respiro. E giù. Stessa cosa dall'altro lato, però stavolta l'incrocio è diverso, stavolta sto incrociando la sinistra, e sempre l'anulare verso di me. E sto in questa posizione dell'abbraccio, mi sento avvolgere, respiro. Apro, verso dietro, in tensione, quindi non sono così rilassata, ma spiro verso dietro, apro,
e respiro. Giù, rilasso un po', sciolgo, sciolgo, ok, andiamo all'altra posizione, quindi gambe all'altezza del bacino delle spalle, la prima posizione è questa, devo andare giù, dove arrivo senza forzarvi tanto, qualche respiro giù, e poi lentamente, magari piego le ginocchia perché ha problemi di schiena, piedi un po' le ginocchia, salgo, le mani accarezzano il corpo e vanno dietro, non larghe, attaccate alle spalle, vanno dietro. E sto, respiro. E vado nuovamente giù. Giù. Mi rilasso, rilasso la testa. Dove arrivo? E respiro. Sto in questa posizione, respiro. Chi ha problemi alle spalle e alla zona lombare, lo faccia, lo accendi solamente. Poi lentamente ispiro, piego le gambe, accarezzo il corpo, ispiro e vado dietro. Qui stringo un po' i glutei e vado dietro. Chi ha problemi di schiena non inalti troppo, lo accendi solamente con le braccia. Devo sentire schiare tutto, la gola, le spalle, le braccia. Torno giù, l'altra posizione, una mano sul fianco e andiamo. Devo sentire stirare tutto il fianco, quindi sposto il bacino verso destra, il braccio ad arco, la testa morbida, guarda giù e respiro. Giù, respiro, cambio ed espiro. L'altro lato. Cerchiamo di tendere un po' più questo braccio, così stimeremo questa parte. Stiamo stimolando fegato e fisco ferreo. Stiamo dando energia. Il fegato presiede al ricambio del nostro sangue, alla depurazione del corpo. Giù. Quindi siamo con le gambe già ben divaricate, le apriamo un altro po', più larghe rispetto al bacino e alle spalle. Stessa cosa nel primo esercizio, cioè se andava giù e se andava su, però stavolta saremo in apertura. Quindi giù verso le gambe larghe, dove arrivate, esco e respiro. Non piegate le gambe se ne riuscite ad andare molto, dovete tenerle tese perché è importante per la stimolazione e andare giù dove arrivate, non vi forzate troppo. Con inspiro piego le gambe, le braccia accarezzano, le mani accarezzano il corpo e stavolta per come sono aperta vado verso dietro, in questa apertura, dietro. E respiro, chi ha problemi di cervicale, di schiena, non inalti troppo, lo accenna con le braccia più che altro. Riproviamoci, vado giù, mi abbandono, giù, giù, larga, 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 giù, respiro, qualche respiro. Piego le gambe, braccia accarezzano, le mani accarezzano le cosce, il corpo e vado verso dietro, come per salutare il cielo. E respiro.
Adesso lo facciamo di seguito perché questa è la stimolazione dei meridiani e con questi, diciamo, con queste posizioni sta arrivata la danza dei meridiani, cioè verranno fatte di seguito. Ci proviamo. Una volta, già qualche volta l'abbiamo fatto. E allora, le prime posizioni. Quindi, praticamente le gambe fanno solamente un passo avanti e un passo indietro. Un passo avanti e un passo indietro. E si piega, la gamba davanti si piega e torna. Si piega e torna, va bene? Quindi il movimento sarà questo. Quindi non ci sarà più, questo ve l'ho fatto vedere per la preparazione ovviamente, quel pezzo non c'è, perché si andrà direttamente in apertura. Quindi passo, apro e chiudo. Apro con la sinistra e chiudo. La seconda posizione, che è uguale però è più stretta, quindi apro accanto al corpo. Chiudo, apro, chiudo. Rifacciamo questi due, quindi il primo ricordate che è sempre più aperto, il secondo invece è stretto e cambieranno poi l'incrocio delle mani. Quindi passo, incrocio, sinistra, passo, cambio incrocio, destra, strette le braccia su, finisco i mignoli, strette su, finisco i mignoli. Le altre posizioni, quindi ricordiamoci che c'è i palmi, ok? L'altra gamba e giù. Poi c'è le braccia dietro la testa. Incrociamo, sempre qui a bilancio, e poi c'è l'abbraccio con l'anulare, l'abbraccio al collo, dietro, cambio, stavolta l'altro braccio, e dietro. Ah, ne ho saltato uno, perdono, lo facciamo adesso, ho saltato una posizione, diciamo che mi mancava. Quindi, questo, praticamente le braccia sono così. Sono solo gli avambracci che spingono verso dietro con l'indice, indico, indico, e poi su, sempre con l'indice, cambio gamba, indico, sempre su. Ok? Rifacciamolo. Quindi, braccia, la candela, indico, passo in avanti. Su, indico, ok, poi c'è, giù, su, giù, e su, non salite di botto, quando salite piegate sempre le gambe per non portare sulla schiena. Poi c'è di seguito questo. Si contano quattro denti. 1, 2, 3, 4, cambio. 5, 6, 7, 8. Per due volte. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Siamo così già con le gambe in apertura e andiamo giù. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, nuovamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vediamo se la musica si sente, ci sono sempre sì, prendo da qua, vediamo se riesco a farvele sentire da qua. Fino a qua tutto bene?
Tutto ok, siamo ancora in streaming. Ok, non vorrei che con la musica c'è qualche problema, però. Eh? Che toglie? Lo possiamo fare senza? Qua non mi sta caricando. Vabbè, se mi dici che ci sono problemi, lo facciamo senza, lo facciamo di seguito. Ok. È meglio senza. E allora, ricordatevi, passo dietro. Le gambe fanno solo questo. E poi le braccia invece faranno le posizioni per gli indiani. Quindi andiamo, prima posizione. Su, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, cambio e crocio, sette, otto, stretto. Uno, due, mignoli, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, palmi in su. Uno, due, bilancia, 3, 4, 5, cambio l'appoggio delle mani, 6, 7, 8, incrocio, 1, 2, 3, 4, cambio incrocio, 5, 6, 7, 8, mi abbraccio, indico per la morale, 1, 2, apro, 3, 4, cambio incrocio, 7, 8, indico e su, indico e su e vado giù, 1, 2, 3, lentamente, 4, salgo, 5, tirando le gambe, 6, 7, 8 e ancora 1, 2, 3, 4, salgo, tirando le gambe, le braccia strette, 7, 8, di lato di seguito, 1, 2, 3, 4, cambio, 5, 6, 7, 8, nuovamente, 1, 2, 3, 4, cambio, 5, 6, 7, 8, e vado giù, gambe aperte, braccia aperte, 1, 2, 3, 4, su, piego le gambe, 7, 8, e ancora, 1, 2, 3, e 4, e risalgo, 5, 6, 7, 8, chiudo le gambe e le mani scendono. Sto in questa posizione, chiudo gli occhi e respiro. Respiro. Ascolto prima il mio respiro spontaneo. Ascolto cos'altro è cambiato, quanto ho lavorato, che parte ho lavorato di più, quale parte del corpo, se il mio respiro è più affannato, è normale, ho lavorato tanto. Ok, l'ultimo respiro, facciamo il respiro dell'ave. Questo lo potete fare a casa, è divertente. E fa andare via tante tensioni. Allora, il respiro dell'ave, dobbiamo pronunciare la lettera M emettendo un suono. Mu, praticamente. Provateci un paio di volte, perché poi dobbiamo farlo tappando le orecchie, perché il suono si deve sentire all'interno, cioè dovete sentire questa vibrazione in tutta questa parte, quindi gola, naso, il terzo occhio, fino a su, quindi la parte superiore. Ancora una volta. Adesso tappiamo le orecchie e andiamo. E mettete questo suono fin quando avete tutto il fiato, cioè dovete buttare tutta l'aria e poi la riprendete. Respiro. Nuovamente.
Ancora. Ancora un altro. Ognuno con i suoi tempi, magari. Sto con gli occhi chiusi. Mani sul cuore. Mi ascolto e ascolto questa vibrazione che ancora c'è. Mi ha fatto vibrare le labbra, il naso, le tempie, le sopracciglia, la fronte. Qualche respiro. Apro gli occhi. Ringraziamo l'universo. Ringraziamo i maestri. Ringraziamo il nostro cuore, noi stessi, e ringraziamo la terra per i suoi frutti. Grazie, è stato un piacere. Lascio. Grazie. Lascio. Grazie, grazie. Speriamo questa sia stata registrata e quindi possiate rivederla. In teoria sì. Poi ti vedo scritta diretta, quindi dovreste trovarla, questa fatela. Quando c'è molto caldo no. Consiglio di no, ma che la sera. Quando c'è molto caldo fate quelle, le prime che erano un po' più dolci, sono dei movimenti un po' più lenti. Quindi in estate non bisogna richiamare calore, quindi per non richiamarlo bisogna fare poche posizioni, respirare in maniera lenta e muoversi in maniera lenta. In questo modo andiamo a calmare il sistema nervoso e non andiamo a stimolare il fuoco. Ok? Quindi per quest'estate qualunque cosa vogliate fare, fatela in maniera lenta. Respiro molto lento, movimenti molto lenti. Vediamo io qualcosa se posso registrarla e poi ve la mando. Grazie. Domande? Grazie di tanto, chiudo questa diretta. Grazie di tutto. Grazie di tutto, la ringraziamo.